Auguriamo che possa stravincere, non vincere il Verona oggi, però messo così a livello così climatico è molto molto duro. Inizia adesso la partita, il Cagliari che batte il calcio di avvio con il pallone subito lanciato in avanti, Romulo che si fa beffare, arriva super Yen a chiudere sulla sinistra, pallone in avanti a cercare Fares che non riesce a scambiare con Aarons, oggi schierato titolare al posto di Verde, rimessa laterale per il Verona che proverà ad attaccare verso la curva nord, come sempre c'è Cerci là davanti a fare il falso 9, a vedere un po' qual è la situazione tra le maglie difensive di un Cagliari che ha due difensori su tre assenti, però comunque ha un certo Castan lì dietro che non è male per una squadra che deve salvarsi. Pecchia già in maniche di camicia, prova a dare le indicazioni ai suoi, fischiatissimo Fabio Pecchia, saluto Luca Mantovani qui accanto a me che ai lui è stato testimone della disfatta di Benevento insieme a noi, tanti cambi di Pecchia, qualche scelta drastica, un clima particolare, la panchina che scotta sempre di più, peggio di così questa gara. Luca. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Sì, una partita molto difficile, tante scelte di Pecchia, dico subito tante scelte astruse, così poi se vincono è bravo Pecchia, se perdono sono un deficiente io. Perché rivedere, per esempio, rivedere Fares centravanti è un insulto al calcio. Questa è la prima, come prima ipotesi. Seconda ipotesi, rivedere Nicolas in porta dopo le parate che ha fatto Silvestri a Benevento è il secondo insulto al calcio. E questo è la seconda. Rivedere in campo Aarons dopo quello che ha fatto vedere le ultime partite è un insulto al calcio. Quindi già tre nella formazione titolare. Sì. Detto questo, mi auguro che Verona possa vincere. Eh sì, per la cronaca è Fares centrale, Cerci a destra, Aarons a sinistra, sembra un 4-2-3-1 con Romulo un po' più staccato, ma potrebbe trasformarsi in breve in un 4-3-3. Due minuti al Bentegodi, non è successo nulla, ora ruba palla il Verona che prova ad attaccare dalla destra con Zuculini che ce la mette tutta, duello fisico, lo vince l'argentino, Nzola cross, palla all'indietro, preso in controtempo Fossati, il sinistro, pallone sui tabelloni, Verona che ha un sussulto, avesse avuto la grinta di Zuculini in questi primi due minuti Verona-Benevento, magari saremo qui a commentare un'altra classifica. Gigi. Stadio San Paolo per Napoli-Chievo, Alessio. È appena iniziata un minuto Gigi qui al San Paolo, come hai detto Chievo schierato con il 4-4-2 contro il Napoli dove la grande novità è Nicola Rigoni schierato come play di metà campo mentre davanti la coppia titolare quella composta da Riccardo Meggiorini e da Roberto Inglese. Sorrentino al rinvio a cercare proprio Riccardo Meggiorini che però non arriva perché c'è Koulibaly in agguato, poi la palla subito scambiata con Diawara, oggi titolare per l'assenza di Jorginho. Diawara che scambia con Mario Rui, è già cominciata la fitta rete di passaggi del Napoli, Napoli che oggi affronta il suo passato ma anche il chissà il proprio futuro perché in campo nel Chievo ci sono Emanuele Zaccherini che proprio dal Napoli è arrivato nella scorsa sessione di mercato, quella di gennaio, ma anche Roberto Inglese che è già un futuro sposo del Napoli, 12 milioni che il Napoli ha speso per acquistarselo l'estate scorsa, Inglese che però arriverà qui sotto le pendici del Vesuvio soltanto il prossimo giugno. Siamo al secondo minuto qui al San Paolo, il possesso di palla adesso è del Chievo, però possesso palla difensivo con palla che addirittura adesso arriva a Sorrentino, allora ti ricedo la linea. Sabrina, noi dobbiamo andare al primo break della trasmissione. Torniamo subito dopo la pubblicità. Allora, intanto, anche appena abbiamo visto appena adesso che nelle difficoltà che ha questo Verona, se io Cerci lo metto al centro dell'attacco e fa quell'accelerata che ha fatto, probabilmente in area ci arriva prima invece di arrivarci dopo 40 metri. E come dicevi tu un attimo fa, questo Verona purtroppo, se vado a valutare le qualità da Serie A, gli unici due giocatori che possono giocare in Serie A sono Cerci e Zuculini. È vero anche che Zuculini c'è una gamba sola e Cerci ne ha mezza perché comunque viene da due mesi di infortunio. Intanto c'è già un cambio, un cambio nel file del Cagliari. Zuculini ha messo KO Lico Giannis, che è il suo dirimpettaio. Vediamo chi entrerà in campo al suo posto, però Miangue, il numero 12. Miangue. Sì. Miangue, quindi non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico, però intanto la grinta ce l'ha già messa Zuculini. No, è chiaro, la grinta ce l'ha messa, ma devo dire che Franco la grinta ce l'ha sempre messa, anche quelle poche partite che ha giocato in Serie B. È un giocatore che tutti vorrebbero avere insieme e pochi vorrebbero avere contro. Ecco. Mentre per quanto riguarda il...
l'utilizzo di Arons sulla destra, probabilmente vogliono far stancare a forza di correre il terzino avversario. Ecco la domanda, Luca, viene occhio intanto a Cagliari, poi arrivo da te. Il pallone sulla destra che viene messo in mezzo dove c'è Pavoletti che prova a servire Sau, esce Nicolas, blocca tutto. La domanda è: perché Franco Zuccolini non è stato schierato prima in questa stagione? Perché? E anche Fossati, mi viene da dire. Ma allora, Fossati, come altri della rosa, stanno ancora pagando, se tu vai a vedere, stanno ancora pagando quel famoso gennaio drammatico, diciamo, quando non hanno voluto andare via. Infatti, se tu vedi, Verde gioca pochissimo, Fossati non ha più giocato, Ertò penso che l'abbiano visto solo in cartolina fino adesso. E quindi c'è stata una punizione collettiva per non aver accettato delle trattative che sono state avviate dalla società. Ho sempre detto che fa un po' ridere tutto questo, perché se tu sei la Juve e hai 25 campioni in rosa puoi permetterti di lasciare qualcuno a casa. Quando tu hai pochi giocatori è chiaro che prima o poi di questi hai bisogno. Io mi auguro che gente lasciata in disparte fino adesso, faccio l'esempio di Fossati, oggi possa scendere in campo col massimo della voglia per dare tutto per questa società. Me lo auguro, perché sono anche ragazzi seri. Anche perché c'è sì da lottare per la salvezza, ma comunque c'è un altro campionato il prossimo e ci si deve guadagnare il posto. Ora c'è una rimessa laterale per il Verona, ve la raccontiamo perché attacca la squadra di Pecchia, poi vi restituiamo la linea. Fossati mette ordine, c'è pressing, allora si riparte dai piedi di Vukovic che scambia in orizzontale con Ferrari all'altezza della metà campo, viene chiamato in causa Bianchetti sulla destra, in verticale per Fares che però viene anticipato da Castan. 0-0 dopo 12 minuti, Gigi. San Paolo-Napoli, Alessio. Il Napoli attacca in questo momento, attenzione perché viene messo per terra Insigne da Fabio De Paoli, quindi ammonito Fabio De Paoli perché Insigne sul lato di sinistra stava scappando via. De Paoli un po' alla rinfusa è stato costretto a rincorrerlo, a metterlo giù, altrimenti sarebbero stati dolori per il Chievo. Quindi calcio di punizione per il Napoli quando siamo al 12° minuto del primo tempo qui al San Paolo, dove c'è una buonissima cornice di pubblico, 45.000 dovrebbero essere gli spettatori, questo è il dato che ci hanno comunicato, 45.000 oggi al San Paolo con 38.000 paganti in questa giornata di sole qui a Napoli. Seguiamo però questo calcio di punizione con Diawara che batterà dal settore di sinistra, tutti i saltatori in area di rigore, soltanto Mario Rui dietro, parte Diawara, il pallone dentro, De Paoli che spazza l'area con l'aiuto di Samuel Bastien schierato oggi al posto di Lucas Castro sul settore di destra. Bastien però non in perfette condizioni, anche lui ha recuperato davvero soltanto pochi giorni fa da un acciacco muscolare. Un Napoli, Gigi, che continua ad attaccare soprattutto sul settore di destra, dove Caglione sta provando con i propri tagli a mandare fuori giri soprattutto Massimo Gobbi, ma per il momento Massimo Gobbi sta tenendo i tagli del giocatore spagnolo. Chievo che invece deve ancora farsi vedere dalle parti di Pepe Reina, soltanto una sgroppata in alleggerimento da parte di Emanuele Zaccherini con il taglio per Roberto Inglese, però la palla è stata fermata da un giocatore del Napoli. Per il momento allora ancora 0-0 con il chiaro predominio soprattutto nel possesso palla della formazione di Maurizio Sarri, e Chievo che deve fare attenzione soprattutto ai tagli degli esterni Caiecon ed Insigne. Giovanni, sta tenendo abbastanza bene il Chievo? Sì, secondo me è sistemato molto bene in campo. Non so se magari è una visione parziale che abbiamo noi, però adesso insomma grossi pericoli non ne ha corsi, se la sta giocando bene a metà campo, ecco, aspetta il Napoli al limite della propria area. Diciamo che vedo un bel Chievo, ecco, lo sta contenendo il Napoli molto molto bene. Di contro non vedo un grossissimo Napoli, ecco, perlomeno per come ha giocato adesso, un grosso possesso di palla, sappiamo che ha delle qualità individuali notevoli, quindi che da un momento all'altro può anche sbloccarti la partita. Però fino adesso dal punto di vista del gioco credo che se la stia giocando pari pari, ecco, sicuramente. Un quarto d'ora di gioco anche al Bentegodi. Roberto, che avvio ti è sembrato del Verona? Ma è una squadra che sta cercando di avere un atteggiamento un po' molto, la sta mettendo un po' sulla grinta, che però a discapito della qualità, vedo poca qualità, vedo poche giocate tecniche. E Zuccolini è un giocatore che probabilmente io spero dia anche un esempio a tutti gli altri, perché
sta trascinando questa squadra. Infatti, ma ad esempio mercoledì a Benevento, cioè, serviva uno così e il cambio che ha fatto quando poteva fare, Zuccolini non l'ha nemmeno guardato in panchina. Cioè, a questo allenatore, secondo me, gli si contesta anche certe scelte un po' cervellotiche e spesso sempre intestardito su certi calciatori. Poi, questi continui cambi di certo non favoriscono le intese, no? Quindi si dice una squadra sfilacciata, certo, però cambia quattro elementi ogni partita, quindi difficilmente si riescono ad affinare le intese. E poi la bocciatura di Silvestri, proprio questa non l'ho capita, cioè veramente... Sì, questa è stata clamorosa. Stretto a questi cambi, nel senso che avevano giocatori infortunati, insomma si è ritrovato una squadra ogni volta diversa. Sì, ma Zuccolini è un po' che si è rimesso a posto. Magari lo voleva preservare, cioè è difficile entrare nella testa di un allenatore non partecipando ogni volta magari alle sedute di allenamento. Come il buon, magari è stato lo stesso. Voleva preservarlo come il buon vino per festeggiare per la salvezza, per l'ultima partita. Che non sia in condizione, però un giocatore come Zuccolini anche al 50% in questa squadra qua deve giocare perché gli altri poi vedono come gioca lui e qualcosa tirano fuori anche loro. Abbiamo detto spesso, no? Manca un leader, no? Manca esatto. Un giocatore che trascina, un giocatore di personalità che possa essere anche che li spinga al combattimento. Appunto. Infatti l'abbiamo detto fin dall'inizio di lui, no? Riparto, che è un leader nella squadra, che lo seguono. Parto dalle osservazioni di Luca dallo stadio. Il cambio di portiere, ha fatto molto bene Silvestri, lascialo dentro anche per togliere pressione a Nicolás, perché è entrato nella bufera, nella critica anche Nicolás, anche se qui l'abbiamo difeso perché non era lui il problema del Verona. Poi far essere schierato centravanti, se è così, che da qui non è che vediamo bene, è un insulto. Poi finalmente il centrocampo a tre, a Benevento abbiamo giocato col centrocampo a due. Verde non può giocare in un 4-4-2, non sto qua a dilungarmi, ma ci hanno macinato, ci hanno asfaltato in mezzo al campo, sembravano dei fenomeni. Finalmente oggi torniamo, al di là del discorso Fares e del portiere, ecco, che è tornato al recupero di Nicolás, e giochiamo finalmente con un centrocampo a tre, che era quello che è dominante nel nostro campionato. Non puoi fare, ecco, il Chievo oggi fa un 4-4-2 a Napoli, ma attenzione, c'ha Bastien e Giaccherini, c'ha Meggiorini che ripiega, quindi è un 4-5-1 in fase di non possesso palla. Finalmente Verona torna a giocare a 3, avere una parità numerica in mezzo al campo, anche perché il Benevento è un 3-5-2, quindi ha tre centrocampisti in mezzo, più due esterni che... Torniamo in cronaca diretta, Romano, andiamo da Davide. È il Verona che attacca sulla sinistra, dove però Aarons è un corpo estraneo, avrà anche delle qualità, però mi sembra che in Italia non si sia ancora ambientato. Romulo ruba palla a metà campo, apre sulla destra per Bianchetti che scarica subito nella zona di Cerci, che prova a mettersi il pallone sul sinistro, converge verso il centro, un tiro cross, Fares alza di testa sopra la traversa, non è neanche un tiro in porta se vogliamo, però quantomeno ha cercato una manovra il Verona. Fa rabbia questo Verona perché così schierato in campo, con un centrocampo a tre, con tre giocatori che si conoscono, perché in B c'erano tutti e tre, e con questa grinta a Benevento avrebbe fatto di più. Siamo tutti bravi col senno di poi, però Luca, si poteva fare molto prima così. Sì, allora no, però due o tre considerazioni, datemi un minuto veloce. La prima c'è Zuccolini. Zuccolini è un uomo di Pecchia come è stato un uomo di Fusco, quindi se probabilmente Zuccolini non ha giocato prima, non ha giocato per più minuti prima, è perché in effetti, come si diceva dallo studio, lo voleva preservare, perché Zuccolini è in condizioni fisiche veramente precarie. Poi è chiaro che quando entra lui dà tutto, e questo fa sicuramente apprezzarlo positivamente. Sulle altre scelte io lancio anche la palla ai tecnici che sono in studio. Pensiamo allora su Silvestri, l'ho detto prima, nessun dubbio, io faccio giocare Silvestri che ha fatto bene a Cagliari, tolgo pressione da Nicolas, e se Silvestri fa ancora bene lo confermo fino a fine anno. Per quanto riguarda gli attaccanti, qui c'è Aarons, parlo proprio di questioni tecniche, Aarons che è un destro e gioca a sinistra, Fares che è un sinistro puro e gioca a centravanti, Cerci che è l'unico ambidestro che gioca a destra, ed è l'unico che può avere delle qualità, che se tocca un pallone in aria può fare gol. C'è qualcosa che non va, secondo me, a parte il discorso di Zuccolini, scelta o non scelta, su come sta gestendo questo gruppo Pecchio. Questo è occhio l'aspetto. Al Verona e anche Felicioli dove... Bravo, altra cosa, scusate, poi è vero che, e vorrei poi non pensare più a Benevento, perché veramente è stata scritta una delle storie più amare della
nelle pagine più amare nel calcio recente del Verona, è là quello che non è andato soprattutto è stato che hanno lasciato le palle negli spogliatoi, probabilmente non è stato carattere né dal primo all'ultimo minuto, non sono neppure scesi in campo. Era una partita che per chi l'ha vista in diretta poteva finire 14-0 per loro e nessuno poteva dire nulla. Esatto. Gigi. Ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, Sabrina. Noi ci fermiamo per pausa tra pochissimo. 0-0 sui tre campi, qui si gioca in da questo pomeriggio e allora direi un paio di minuti a testa con Davide ed Alessio e poi i commenti dallo studio. Stadio Bentegodi, Davide Cailotto, Luca Mantovani. Cartellino giallo per Fossati, un fallo all'altezza della bandierina di destra della difesa del Verona, della metà campo del Verona. Siamo sotto la tribuna est, ora il Cagliari potrà praticamente giocare un calcio d'angolo perché siamo veramente lì in quella zona di campo, tutti nell'area del Verona a difendere lo 0-0, pallone che viene proiettato dentro, occhio al colpo di testa, Vukovic mette fuori, stoppa il pallone, Cerci lo cede in profondità ad Arons che prova il gioco di prestigio, poi gli rubano palla, niente da fare, Arons è un corpo estraneo in questo Verona, è un peccato perché così giochi senza offesa con uno in meno, non che non abbia qualità, però non è il momento probabilmente di gettarlo nella mischia, soprattutto quando hai in panchina uno come Verde che magari cambierà anche maglia l'anno prossimo, però se vuoi salvarti devi farlo giocare. Altro fallo in favore del Cagliari che indietreggia di qualche metro, però da lì si può metterla sicuramente in area del gore, là dove ci sono tutti i giocatori del Verona, pallone basso deviato proprio da Cerci che prova a sparare in avanti, lo sbuccia, poi lo sbuccia anche Ferrari, palla che arriva nella zona di Fares che prova a mettere il turbo, si autolancia Romagnoli, però è bravo a chiudere tutto quanto. Verona che ora va in pressing, Cagliari che si rifugia nella zona di Castan che indietreggia addirittura per Cragno, il pressing di Cerci, ora deve salire il Verona a riorganizzare le idee perché per come si sta mettendo la partita può anche provare a pungere il Verona. Luca. No, poi adesso mi dicevi di l'abbiamo appena visto Fares, a parte che mi pare che in questo momento fosse a forza che non so, ci ha sentito Pecchia, mi sembra che sia stato questo cambio che abbia portato Arons a destra, Fares a sinistra e Cerci al centro, e mi pare una scelta razionale per questo tipo di partita, anche perché Fares l'abbiamo visto 2-3 volte, lui le sue doti sono comunque la rapidità, la velocità, non ha la tecnica per poter fare il punto di riferimento offensivo, ricevere palle e far salire, cioè morale, non può giocare con le spalle alla porta Fares perché fa tanta tanta fatica. L'altra cosa, non so come si metterà la partita, ma sto guardando, io penso che spacciati per spacciati, secondo me, visto che non c'è un centravanti di riferimento, buttiamo nella mischia Tupta, non sarà un fenomeno, ma è il centravanti della primavera, sa fare il centravanti e magari se arriva qualche pallone in area, qualche gol lo può anche fare. E allora sono 27-22 sul cronometro, 0-0 il Bentegodi. Che seguo anche la primavera perché giocano qui adesso al Tavellin, no? All'antistadio, cioè, per un pacco, per un giocatore che è un pacco, diciamolo serenamente, Aaron, e tutta che almeno è vivo ed ha vivacità e incisivo, almeno fai giocare sto ragazzino qui. Cioè, questa sono d'accordo poi, con te. Poi questa squadra in casa non può prescindere da Verdi, insomma, l'unico che la sa mettere, Gigi, la sa crossare in maniera. Col centrocampo forse a tre, Verde deve giocare, mentre non può giocare in un 4-4-2, perché deve rientrare di 40 metri, 50 metri, e lo bruci. Verde uomo da ultimi 25-30 metri, lì è forte. Quindi col centrocampo a tre alle spalle lui ripiega di 15-20 metri sulla seconda linea. Vedi, e non sulla terza come deve fare nel 4-4-2. Ma beh, Zuculini vogliono preservarlo, Verdi vuole stagionarlo come il formaio, no? Come sì, il formaio bravo, Verde. Dice. Quindi probabilmente non giocherà. Al posto di Verde per esigenze societarie, perché questo non ha firmato, vuol dire che tu metti come obiettivo il discorso contratti a discapito della salvezza, perché in questo momento Arons le partite che ha giocato non ha inciso mai, non ha forse mai inciso. Vero, così sarebbe un autogol incredibile da parte della società. È paradossale. Però magari perso per perso non è soltanto, facendo anche questi ragionamenti. Ma non è soltanto Verde, da gennaio come diceva Luca, no. Perché certo dentro c'è Fossati, c'è giocatori che non hanno più fatto minutaggio da gennaio, allora, quindi è stata una scelta determinata. Se è un discorso
per il rinnovo di contratto o perché chi a gennaio è stato proposto di andare via, che non sono andati via, è una ripicca che fa la società, allora, nei confronti. Viene contro di te, viene contro quello che dico. Il problema della salvezza. La classica zappa sui piedi, no? Come si dice in termini, cioè, così. Non può non giocare urbani. Verde per vedere Aaron, fino adesso non ha fatto, o la partita scorsa, non esiste, no. Allora, ancora un minuto in cronaca diretta dal Bentegodi prima di andare a Napoli. Davide. Sì, Luca voleva intervenire. No, io posso, mi riaggancio però al discorso che fate. Io non sono molto d'accordo, per esempio, su quelli che dicevo prima, cioè chi non è andato via paga, certo, secondo me c'è, perché basta vedere e viene confermato. Sul fatto che Verde non gioca perché è in prestito, guardate che questa è una squadra fatta di prestiti, eh. È un altro dei problemi che ha questa squadra. Prima dicevamo, magari stanno provando i giocatori l'anno prossimo. È dura provare i giocatori l'anno prossimo, considerando che almeno 5 o 6 di questi non hanno un contratto a lunga durata. Basta. Più. Sì, ma poi pallone il Verona. Scusa Gigi, prova ad inseguirlo Saus, la fascia di sinistra, poi recupera il Verona con Aarons, dicevi. No, Verde era stato presentato come l'acquisto dell'estate, insomma, con un giocatore su cui la società puntava, l'allenatore puntava, quindi è un giocatore però importante. Gigi considera che Verde, Vukovic, Ferrari, Alex Ferrari, Bukel, Ken, Petkovic, Matos, sono tutti giocatori in prestito, sì, certo. Non c'è nessuno che è di proprietà, quindi voglio dire, se io decido di usare questo atteggiamento, che non faccio giocare quelli che sono in prestito, non è una lunghissima lista, questo no. Volevo dire. Fai fatica a trovarne 11, eh. Certo. All'inizio, scusa, la squadra, la società all'inizio era proprio quello di non aver fatto acquisti di mercato, non avesse comprato giocatori. Ovviamente queste cose poi le parli. Non si tira in porta questo alla mezz'ora di gioco. Vediamo se va a qualcosa meglio per il Chievo. Andiamo da Alessio. San Paolo, Napoli. Nel periodo non collegato, due chance davvero colossali per il Napoli, con Kayekon che ha sprecato un pallone soltanto da poggiare in rete al 16° minuto, con la palla che è terminata alta sopra la traversa, il cross dalla tre quarti, Kayekon tutto solo ha sparato davvero in curva. Poi qualche istante dopo invece Insigne dall'altra parte è entrato in area di rigore, come adesso in area di rigore c'è Hamsik che va a calciare, si immola in questo caso Nenad Tomovic. Oggi Marek Hamsik festeggia anche la 388esima presenza con la maglia del Napoli, ha superato un monumento come Giuseppe Bruscolotti, il capitano del primo scudetto del Napoli in Serie A. Calcio d'angolo allora per il Napoli, con Kayekon che va a scambiare con Mario Rui che un attimo si incarta, allora è costretto ad andare dietro dove c'è Diawara subito da Isai che adesso mette dentro il pallone a cercare il taglio di Kayekon. Ancora una volta legge bene la traiettoria Nenad Tomovic, fra i più positivi al momento di questa partita del Chievo, ma c'è sempre il Napoli in avanti, sempre sul settore di sinistra dove adesso c'è Allan che va a correre, mette dentro il pallone, Mertens non può arrivare perché ancora una volta c'è Nenad Tomovic, terzo intervento decisivo da parte di Tomovic in questo breve lasso temporale. Attenzione al Chievo che adesso ha lo spazio, lo avrebbe almeno per andare in avanti, con Bastien che però apre in maniera troppo frettolosa, sbaglia tutto Bastien perché il pallone termina abbondantemente l'arco, c'era Zaccherini sulla corsa però era impossibile per l'ex giocatore proprio del Napoli arrivare su questo lancio. Seguiamo anche questa azione perché il Napoli adesso si fa di nuovo minaccioso, corsia di sinistra con Lorenzo Insigne dentro da Mertens si gira, è bravo in questo caso Nicola Arrigoni che senza paura va a togliere il pallone al folletto belga, poi Chievo mette ordine, si ripartirà da Stefano Sorrentino quando i minuti sono 32 qui a San Paolo ed è ancora 0-0. Giovanni, partita di contenimento del Chievo, mi sembra che sia questo il canovaccio. Sì, ormai sì, anche perché Napoli ha alzato sia i ritmi, sia ha guadagnato qualche metro, quindi si è alzata come... quindi ogni tanto mette impressione, giustamente come diceva ha avuto due belle occasioni non sfruttate, magari questo spero che sia un buon prodromo per il proseguo della partita, magari quando ci sono alcune circostanze non le sfrutti magari poi si trascina così la partita. Andiamo al Bentegodi. Scusa Gigi, ti dico che il Crotone sta vincendo a Bologna. E dunque il vantaggio del Crotone a Bologna non è una buona notizia per l'Hellas, mentre il direttore di gara sta andando al VAR. Ci spiega tutto Davide dal Bentegodi.
E vediamo se arrivano buone notizie per il Verona invece, perché c'è il gioco fermo da almeno un minuto, è stato chiamato in causa il VAR con il direttore di gara che sta aspettando davanti al monitor di capire se può esserci un rigore per il Verona. Perché... potrebbe esserci, sì, un presunto tocco di mano del difensore del Cagliari quando c'è stato, esatto, la Veronica di Cerci in area di rigore. Eh sì, l'azione la raccontiamo, un tiro di Fossati che è stato respinto dalla schiena di Fares, da lì poi è proseguita l'azione con Cerci che si è andato in dribbling, un contatto ruvido mi pare con Miang che forse ha toccato con un abbraccio. Ormai sono almeno due minuti che il gioco è fermo con il direttore di gara ancora lì davanti al monitor, una scena quasi surreale, sembra quasi un break tra primo e secondo tempo, allarga le braccia a Fares, vediamo cosa decide il direttore di gara, pare nulla, anzi rigore rialzo di rigore per il Verona, ammonizione, facciamo un applauso per questo rigore per il Verona e ammonizione al capitano del Cagliari per tocco di mano volontario in area, quindi Sau ammonito e calcio di rigore per il Verona. E allora può cambiare pagina il Verona con questa VAR che assegna un calcio di rigore su un tocco di mano di Sau che è stato ammonito da Valeri che ci ha messo insieme al VAR almeno tre minuti. Stranamente su ricaldischetto però va Romulo. Eh sì, ci sono parlottati, il rigorista sarebbe Cerci. Ed è Romulo che si incarica. Romulo va a calciare rigore. Mi dicono Pavoletti che abbia toccato con il... Sau. Sì, è stato ammonito Sau. Staremo a vedere, insomma, intanto c'è Romulo sul dischetto, 36esimo minuto. Parte Romulo, il gol! Gol! Gol del Verona, l'aveva toccata a cranio, ma il pallone si è infilato dentro. Esulta come se avesse vinto la Champions Romulo, tutti ad abbracciarlo. Fischi della curva sud, questo è il clima surreale al Bentegodi, ma il Verona... Però c'è da dire una cosa, Cerci in area può fare qualcosa, hanno paura, quando hanno piazzato Cerci in area è chiaro che si è alzato la forza offensiva del Verona e in effetti anche questo, io adesso lo andrò a rivedere perché non ho capito bene cosa è successo, ma è chiaro che nell'andare a chiudere su un giocatore come Cerci ha inventato quel numero. Io penso che sia un rigore molto molto regalato, però ripeto, devo vedere bene il video. Era molto più rigore quello non dato a Milano. Sono d'accordo. Però in questo momento teniamocelo stretto e speriamo che Cerci resti in mezzo all'attacco. E che Verona sappia mantenerlo questo vantaggio, non si faccia rimontare come accaduto all'andata. Perché ricordiamo il Verona era andato in vantaggio allora con Bruno Zuccolini, poi il tracollo. Staremo a vedere, 36 minuti sul cronometro, Verona 1, Cagliari 0, gol di Romulo su calcio di rigore. E un applauso ad Aureliano, l'assistente del VAR, perché l'arbitro aveva già fatto proseguire l'azione. Eh già. Sabrina. Ci fermiamo per qualche minuto lì nella regia. A tra poco. 5 minuti alla conclusione dei primi tempi delle tre partite che si giocano in questo pomeriggio, soltanto il Crotone è in vantaggio per una rete a 0 sul Bologna, 0-0 al Bentegodi tra Verona e Cagliari, 0-0 a Napoli tra Napoli e Chievo. Torniamo da Davide Cailotto in cronaca diretta quando mancano 4 minuti alla conclusione di questa prima frazione. Davide. Ha tremato il Verona su un calcio d'angolo del Cagliari che adesso attacca, occhio para Nicolas senza problemi, dicevo calcio d'angolo per il Cagliari al 38esimo minuto, Barret l'ha messa dentro, Pavoletti di testa sul braccio di Romulo, ha chiesto l'intervento del VAR il Cagliari, ma evidentemente perché Valeri ha giudicato non irregolare l'intervento di Romulo si è proseguito senza l'intervento del VAR, che noi siamo sicuri, lo diciamo con Luca, dovesse esserci un'altra occasione punirebbe spietatamente il Verona perché gli è andata di lusso, dai, possiamo no dire. È chiaro che adesso il Verona non deve sbagliare niente, soprattutto in fase difensiva, non commettere ingenuità, si è un po' riequilibrato, tra l'altro il Cagliari adesso sta cercando di comunque reagire. E visto che mancano 3 minuti alla fine, in questo momento è fondamentale riuscire a portare questo vantaggio alla fine del primo tempo e poi magari nello spogliatoio anche a rivedere alcune cose che nel primo tempo non sono andate. Sì, per esempio Aarons che ora è spostato sulla destra ma non marca neanche Miang, è veramente negativa la prova dell'inglese. Cagliari che attacca adesso sulla corsia di destra dove mette giù il pallone Faragò che prova a entrare in area di rigore, supera Yen, lo ostacola, vediamo se c'è fallo. Calcio di punizione, che... Pecchia se lo vorrebbe mangiare, ha dato un calcio a una bottiglietta, ma quando avrebbe... parliamo di ingenuità, no? È chiaro che un arbitro in questo momento psicologicamente
oltretutto ha fatto anche brutta figura, perché ricordiamo che il rigore è stato concesso che il VAR l'ha richiamato, altrimenti lui aveva dato fallo al Cagliari, a favore del Cagliari, e quindi adesso cambia anche l'atteggiamento dell'arbitro, che nel Verona queste ingenuità non le deve fare, anche perché tra l'altro devo dire che il Cagliari ha grandissimi tiratori da distanza. Si è già preso il pallone, se ho visto bene Sau, 25 metri scarsi dalla porta di Nicolas, leggermente spostati sul centro-destra del fronte d'attacco dei Cagliari, tanti uomini in barriera tra quelli del Verona e quelli della squadra di Lopez per ostacolare la visuale a Nicolas, rimane solo Cerci fuori dall'area di rigore. Valeri di far passare il pallone in mezzo alla barriera. Valeri prova a far rispettare le distanze, sarà davvero dura difendersi da questo calcio di punizione. Tutto pronto per la battuta di Sau, pallone che va sulla faccia di Vukovic, che si è fatto un gran male ma è riuscito quantomeno a respingere. Sau però recupera il pallone, manda fuori Giri Fares, cross dentro Romulo, anticipato c'è Bianchetti che mette il pallone in calcio d'angolo. Soffre il Verona, 43 e 33 sul cronometro, calcio d'angolo sotto la curva sud, ancora in attacco il Cagliari, deve difendere a tutti i costi questo vantaggio. Verona non può farsi rimontare prima di andare negli spogliatoi. Barrella ora va a prendersi il pallone sulla bandierina di sinistra, tutti quanti tranne Cerci, i giocatori del Verona all'interno della propria area, parte con il destro Barrella, prova a staccare Nicolas, di pugni prolunga, forse c'è un fallo, è così, calcio di punizione, si salva il Verona, ma che sofferenza. No, è chiaro, due giocatori a terra del Verona, io penso che tra l'altro in questo scontro siano stati, ma secondo me ancora Vukovic, sto guardando, ma è ancora i sintomi della pallonata di prima in faccia. Sul naso Sau, infatti sta sanguinando. Sì. Ma si rialza anche Nicola. Passano i secondi, importante comunque gestire questa fase della partita, secondo me, dove il Cagliari ha cercato di spingere al massimo per andare alla ricerca del pareggio e dove comunque il Verona si è difeso con difficoltà ma con un buon ordine. Mancano due minuti alla San Paolo, alla chiusura del primo tempo. Alessio. 43-27 qui al San Paolo di Napoli, ancora 0-0 fra Napoli e Chievo, con il Napoli però attenzione in area di rigore con Lorenzo Insigne, che però poi va a commettere fallo su Nenad Tomovic, ancora una volta proprio baluardo il difensore serbo, con Insigne che stava per entrare all'interno dell'area di rigore, però ottimo il movimento in chiusura di Nenad Tomovic, che si è anche guadagnato il calcio di punizione. Nel periodo non collegato il monologo del possesso palle è stato sempre ad appannaggio del Napoli, ma per la verità sono sempre molto contenuti i rischi al momento corsi dalla formazione di Marane. Sarebbe fondamentale, a questo punto siamo al minuto 44, che Chievo riuscisse nell'intento di finire questa frazione, ovviamente sul punteggio di 0-0, ma c'è ancora da giocare con il Napoli che va ad alimentare l'azione con Mare Kamsic, la palla sul settore di sinistra, sempre a cercare Insigne, in appoggio Mario Rui, Insigne preferisce andare dentro da Mertens, il tiro parato da Stefano Sorrentino che si allunga molto bene su questa conclusione che poteva anche essere velenosa da parte di Dries Mertens, con la palla subito girata, uno schiaffetto quasi con il piede verso la porta del Chievo. Rischia tantissimo Alessio, rischia tantissimo anche il Verona, Davide. Risultato Nicolas con un gran colpo di reni, però l'uscita non era stata delle migliori, un cross dalla sinistra di Miang che ha tagliato tutta l'area piccola, c'erano Pavoletti e Ionita a colpire di testa sul lato opposto, Nicolas tagliato fuori, poi pallone che è danzato quasi sulla linea, con la mano di richiamo l'ha messa fuori Nicolas, c'era Sau in pressing, poi si è preso un buon fallo Aarons, 4 minuti di recupero, se n'è già andato almeno uno di quelli concessi dal direttore di gara. Verona che attacca, prova a chiudere là davanti nella metà campo della Cagliari, Bianchetti scambia con Romulo sulla destra, tutto chiuso, allora fraseggia, parla a terra il Verona con Cerci che prova a non perdere il possesso di palla, Fossati in verticale, c'è poco movimento, Aarons si addormenta, assolutamente negativa la prova dell'inglese fino adesso, occhio a Cagliari però che ruba palla, prova a partire in contropiede, bravo Bianchetti in chiusura, complimenti a lui che torna a giocare una partita da titolare dopo praticamente 10 mesi da Cesena, non vedeva il campo ad eccezione dei minuti di San Siro un paio di weekend fa. Calcio di punizione vediamo per il Cagliari, anzi no, rimessa da fondo campo, il Verona deve rallentare il ritmo. Allora Davide, ti comunico che è terminato il primo tempo a Napoli, 0-0 tra Napoli e Chievo dopo i primi 45 minuti, tra pochi commenti con Alessio, ma andiamo a chiudere perché mancano ancora circa 2 minuti alla Bentegodi dei 4 concessi di recupero.
assolutamente a rallentare. Il Cagliari, tra l'altro, sto proprio seguendo, ha fatto qualche ritocco anche Lopez, perché ha portato il giovanissimo, cioè nella difesa 3 ha portato il giovanissimo Romagna. Tra l'altro, curiosità, questo Romagna giocava col numero 13 di Astori, e dopo la morte dello stopper della Fiorentina, ex anche del Cagliari, il Cagliari ha ritirato la maglia numero 13 e ora gioca col numero 56. No, lui è un ragazzo giovanissimo di 20 anni e stranamente, perché è il più giovane della compagnia, l'hanno messo lì in mezzo a fare il perno della difesa centrale. Devo dire che sta facendo molto bene da quando è stato spostato lui. Hanno spostato Castan da una parte, Pisacane dall'altra, e in questo momento il Cagliari riesce a spingere molto di più, perché devo dire soprattutto grazie all'intelligenza tattica di questo ragazzino, che praticamente gioca da solo dietro in difesa a tenere, e lascia pur partire Castan e Pisacane. Si è immolato Fares, che ha salvato una situazione davvero pericolosa per il Verona. Ora si rialza, o meglio lo rialza Franco Zuculini, perché è troppo importante andare negli spogliatoi sull'1-0, però c'è calcio d'angolo per il Cagliari, è stato bravo a fare la diagonale, come dicono gli allenatori, Fares, a chiudere lo specchio della porta agli attaccanti del Cagliari. Barrella la mette in mezzo della bandierina di destra, ancora Pavoletti, ma colpisce sempre lui, non c'è nessuno che riesce a contrastare l'attaccante del Cagliari. Nicolas, per i fotografi, si accovaccia e blocca il pallone a terra, e ora finisce il primo tempo. Verona che chiude in vantaggio grazie al rigore di Romulo. Fischia comunque il Bentegodi, ma questo potrebbe essere un risultato importante. Luca, è molto importante, è chiaro che sono a metà dell'opera e la strada è ancora lunga, però essere riusciti a sbloccare il risultato, anche perché una ipotetica vittoria in una giornata come oggi contro il Cagliari rilancerebbe le ambizioni di un Verona che sembrava morto 3 giorni fa, e soprattutto tirerebbe anche il Cagliari in questa confusione che c'è in fondo alla classifica, e sarebbe meglio per tutti avere più squadre che lottano per non retrocedere e non avere già delle situazioni ben definite strada facendo. Gigi. Bene, grazie a Davide Cailotto, Luca Mantovani. Un commento, un minuto per il commento a margine del primo tempo da Alessio dal San Paolo. È un buon risultato sicuramente, Gigi, quello di questo primo tempo per il Chievo, sicuramente un pari diverso rispetto a quello di 4 giorni fa contro il Sassuolo. Un Chievo che ha fatto la sua partita onesta e ben messa in campo, la squadra di Marani, il 4-4-2 è il modulo che aveva già fermato il Napoli nella gara d'andata, quella del Bentegodi, e per il momento si sta ripetendo lo stesso canovaccio, con il Napoli che fa fatica poi a giocare soprattutto sugli esterni, che sono il principale punto di forza con Caillecon ed Insigne. Gobbi e De Paoli stanno tenendo bene il ruolo, nonostante soprattutto De Paoli non sia propriamente un terzino destro. Chievo, a cui magari manca soltanto un po' di coraggio in fase offensiva, ma per il momento va molto bene così. Magari con il passare dei minuti qualche varco si aprirà anche dalle parti di Reina. Per il momento uno 0-0 corretto, e un Chievo che saluta sicuramente con grande favore questo pareggio. Noi ci sentiamo dopo. Perfetto, e noi andiamo per qualche suggerimento da il nostro Beppe Bifido. Eccoci qua per darvi insomma il suggerimento che merita, Molinauto, che anche appunto ad aprile ha queste grandi promozioni, per esempio dai Mulini di San Michele, dove appunto c'è il loro concessionario, continua la super promozione di auto nuove e chilometri zero dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep a prezzi imbattibili, con sconti che superano i 7.000 euro, in più finanziamenti anche con anticipo zero e rate a partire da 99 euro al mese, e pacchetto furto incendio grandine e atti vandalici e cristallici, e in caso di furto ti rimborsano il valore al nuovo. E da oggi insomma con Molin Rent puoi avere una Lancia Y a 99 euro al mese tutto compreso, e potete scoprire i vantaggi appunto da Molin Auto. Poi officina, gommista, centro revisioni con prezzi mai visti, e soprattutto prenota il cambio gomme o il tagliando e avrai la sanificazione in omaggio e anche l'auto sostitutiva gratuita. Insomma, fatti fare il preventivo dove vuoi, ma poi vai sicuramente con fiducia da Molin Auto e vedrai che insomma sarai contento. Grazie Beppe Bifido. Grazie Beppe. Prima di andare in pubblicità, e poi i riflettori andranno sui ragazzi del Borgo Soave Calcio, Giada, tanti messaggi, qualche riflessione dai nostri telespettatori? Sì Gigi, per il Verona ci sono tifosi speranzosi ma allo stesso tempo abbastanza rassegnati, però ci scrivono: non vogliamo illuderci, ma noi continuiamo a sperare perché sappiamo quanto l'Hellas può valere.
E invece tanti saluti e complimenti arrivano per i ragazzi e per il mister del Borgo Soave Calcio e ci scrivono, oltre ad essere belli siete anche bravissimi. E ci arriva anche una domanda che poi magari risponderai Damiano quando spiegherai della squadra, ci chiedono come sta andando la vostra stagione. Andremo a conoscerli tra poco, abbiamo in studio come ospiti gli allievi del Borgo Soave Calcio e tra poco parleremo di questa società. A tra pochissimo. Ballo in Serie A, il Verona ha chiuso il primo tempo in vantaggio per una rete a zero grazie al rigore trasformato da Romulo, 1-0 dunque sul Cagliari, 0-0 a Napoli tra Napoli e Chievo, mentre il Crotone è in vantaggio 1-0 con il Bologna. Ma questo è lo spazio che noi dedichiamo ai nostri ospiti e allora torniamo ad accogliere con un applauso la squadra allievi del Borgo Soave Calcio. Grazie ragazzi. Andiamo dal loro allenatore Damiano che ci parla un po' di questa società. Damiano. Noi siamo il Borgo Soave Calcio, presentiamo oggi qui la società con gli allievi provinciali, partecipiamo agli allievi, come dicevo, provinciali di Verona nel torneo preliminarile. In questo momento ci troviamo in terza posizione, ormai siamo comunque alla fine della stagione, abbiamo ancora una partita settimana prossima e ragazzi siamo un gruppo formato da 20 ragazzi, due allenatori, il mio collega assistente che oggi manca che è Casamalato, ve lo salutiamo, Enrico. E la società nostra è composta da 250 tesserati, tra cui una cinquantina di persone poi fra dirigenti e allenatori. Il presidente è Franco Adami. La società copre tutte le categorie del settore giovanile, la prima squadra in seconda categoria. Quindi parte dalla scuola calcio, diciamo. Esatto, dai primi calci fino alla prima squadra. E prossimamente, per termine diciamo, della nostra stagione, stiamo organizzando un torneo per categorie primi calci e pulcini. Questo torneo avrà una prima giornata il 30 di aprile, dove si svolgerà un quadrangolare con i primi calci, tra cui c'è anche i primi calci dell'Hellas Verona. Sarà poi nella serata, sempre il 30 aprile, un quadrangolare, dove ci saranno delle squadre di amatori, veterani della zona, dove l'incasso sarà devoluto a un'associazione. Mentre il giorno dopo, che è il fulcro diciamo, di questo torneo, fa parte proprio un torneo professionistico, dove partecipano squadre del calibro di Verona, Vicenza, Padova, Cittadella, Parma e altre squadre provinciali della nostra provincia di Verona. La categoria è riservata ai pulcini. Quindi sarà un ponte del primo maggio all'insegna del calcio, con belle giornate tante eccellenze. All'interno di queste giornate comunque sarà sempre presente anche tutta la società che darà una mano con anche degli stand ai nostri amici. Senti, vi attendete quindi in pubblico numeroso, certo. Perché insomma quando si muove una società così del calibro che hai menzionato, che abbiamo visto sulla locandina, insomma c'è sempre, muovono un indotto davvero interessante. Chiaro. Voi avete degli impianti bellissimi a Soave. Sì, abbiamo un campo principale dove con una tribuna coperta, dove fino a qualche anno fa avveniva anche la primavera del Verona a giocare. Ora abbiamo i giovanissimi nazionali che giocano. E abbiamo comunque altri due campi dove ci portiamo anche a allenare con tutte le sue età. Ecco, tornando alla squadra degli allievi provinciali che hai portato oggi in studio, beh, terzi in classifica, qui hai vicino due tecnici, anzi tre. Tre con Romano. Grazie Alessandro. No, scusa. Voglio dire, chiudere un campionato terzi in classifica, insomma, è un risultato di grande rispetto, vero? È un onore, un prestigio arrivare terzi. Dico sempre ai ragazzi, l'importante è comunque sempre, ovvio, si va sul campo sempre per vincere, però collegandoci un po' come la squadra di Verona, uscire a testa alta, ecco, è sempre importante, dando il massimo. È il primo anno che li alleni? È il primo anno, io ho un po' d'anni che alleno presso questa società, ormai sono 7 anni, negli ultimi anni ho sempre allenato la categoria juniores, quest'anno ho fatto un passo indietro, diciamo, tra virgolette, nel senso buono, di categoria, ripartendo con nuovo progetto. Damiano, sei giovanissimo, posso chiederti quanti anni hai? Ho 36 anni. 36 anni, insomma, mister Sportati Romano. Stupendamente. Vorrei dire una cosa, hai un grande compito tu, con la crisi un po' della famiglia, la crisi degli oratori, quindi della chiesa, della scuola che non educa più,
tu sei un'ancora di salvezza per loro. Tu devi educare. È chiaro, penso che ormai sia la cosa principale quella. Col tuo linguaggio e i tuoi atteggiamenti, giusto Giovanni? Devi educare. Soprattutto c'è una cosa che devono fare, fare divertire i ragazzi. Cioè, il concetto fondamentale a questa età è quello del divertimento. Poi si sa che c'è questo connubio che quando si vince ci si diverte sempre, quando si perde difficilmente. Però, insomma, io mi appello sempre a quell'indagine che avevo fatto qualche anno fa, che adesso la stiamo ripetendo e quindi la stiamo riaggiornando in questi giorni, dove ai ragazzi quando si chiedeva cos'è che più patisci, era l'esclusione, voglio dire. Cioè sì, è vero perdere, eccetera, però tutti vogliono giocare, è questo fondamentale poi a questa età. Poi ci sarà il momento in cui chi ha le doti emerge e quindi si farà valere. Però ecco, l'obiettivo, perché, e vi rubo veramente due secondi, quando si dice che lo sport è educativo, si dice una balla colossale, perché non c'è sport che educa. Cioè cosa c'è di educativo? Correre presso un pallone? Niente. O saltare una sticella? Niente. È chi allena che rende educativo, cioè la società, e chi si presta a supporto di ragazzi che rende educativo lo sport. So, di per se stesso lo sport dovrebbe essere neutro, ecco. E poi Damiano, questa è un'età, quella degli allievi, no? Sono ragazzi, sono proprio adolescenti, quindi è una delle età anche più delicate. Esatto. Quindi complimenti per il tuo lodevolissimo lavoro. Damiano grazie. Cunegatti, allenatore della squadra allievi del Borgo Soave Calcio, grazie e forti saluti della nostra trasmissione anche al vostro presidente. Allora, tutto è pronto, stanno rientrando in campo le squadre. Io volevo fare prima un rapido consulto, qualche opinione, insomma, dopo questi primi 45 minuti. Non c'è il solito entusiasmo in studio, ma d'altra parte questo Verona c'è un po' sfiniti, vero, no, Alessandra? Sì, più che mancanza di entusiasmo è talmente tanta la tensione probabilmente e l'attesa di vedere come va a finire, perché adesso sì, ci portiamo a casa nello spogliatoio questo 1-0, sperando di riuscire a mantenerlo, è che probabilmente siamo abituati da troppo tempo a, come si dice, a inversioni di risultato in breve tempo, quindi auspichiamo che finisca così per quello che può valere. Tu mi dicevi che vale molto questa vittoria, eventuale ci fosse. Gigi, sì. Così riflettevo che quello che fa venire un po' il nervoso è che sarebbe bastato e basterebbe poco per togliersi dalle secche anche in fretta, perché immagina avessimo sfruttato l'occasione di Benevento vincendola, adesso saresti a 28 punti, a un punto dal Cagliari, ti lasceresti dietro lo Spal e Crotone, che pure il Crotone sta anche vincendo. È quello che fa venire nervoso, perché rischi che questa partita qua magari la porti a casa, speriamo la vinci, e serve poco perché magari hanno vinto anche le altre. Riusciamo a vedere punti. Prima di tornare alla Bentegodi la classifica magari in grafica con il commento anche di Roberto Piuzzi. Teniamoci stretto questi tre punti, perché altrimenti veramente si perde contatto. Sicuramente si perde contatto con gli altri. Era manico, cioè, con il Crotone che sta vincendo. La vittoria è fondamentale per la speranza di restare in Serie A. Nel secondo tempo io spero che l'allenatore aiuti la squadra facendo un paio di cambi, perché il Verona di adesso è stato bravo perché hanno giocato in 10, perché Aaron non si è mai visto, e secondo me l'allenatore deve aiutare a incidere per portare a casa questa vittoria che ti aggancia a tutte le a ecco Spal, Crotone, Sassuolo. La leggiamo insieme: Chievo 30, Cagliari e Sassuolo 29, Spal e Crotone 27, Verona 25, Benevento 13. Quindi stando così la situazione siamo a due punti, insomma, dalla salvezza, agganciando il Crotone o la Spal, che entrambe stanno a quota 27. 8 gare a disposizione. 8 gare esattamente. Allora, io direi sono tornate in campo le squadre, si gioca già da poco più di un minuto al Bentegodi. Allora torniamo da Davide Cailotto e Luca Mantovani. A voi. Sinistro di Cerci, para Cragno senza troppi problemi, però Verona che ha dato così già un segnale là davanti. A scaldarsi ci sono Felicioli, Valotti e Caracciolo. Aarons è ancora in campo, non so cosa vorrà fare Pecchia. Per quanto riguarda la classifica, è vero, è invitante così. Se Bologna venisse incontro al Verona, visto che poi è anche il prossimo avversario del Verona, sarebbe ancora più invitante nel caso. La classifica, meglio che non ci pensiamo, Luca, l'abbiamo guardata tante volte. A questo punto bisogna sperare che ogni minuto, bisogna soffrire ogni minuto che passa, questa è la situazione. E poi fare due conti alla fine e vedere cosa è successo. Certo che, come diceva giustamente sia Roberto Piuzzi che Beppe Bifido, poi alla fine anche in un momento così ti viene, vai a pensare a tutto quello che poteva essere, non è successo.
per esempio una partita col Benevento, dove obiettivamente io prima della partita non pensavo mai non solo di perdere la partita, ma soprattutto di perdere in quel modo. E invece, visto la partita, come ho detto prima... C'è, Luca, scusa, c'è un calcio di rigore, calcio di rigore a favore del Napoli, subito al San Paolo. Alessio. Napoli che è partito fortissimo in questo secondo tempo, prima la chance per Lorenzo Insigne con la parata di Sorrentino, adesso il calcio di rigore che è arrivato per l'atterramento di Mertens da parte di Mattia Bani, se non andiamo errati, dovrebbe essere stato il giovane difensore del Chievo. Comunque calcio di rigore assegnato dall'arbitro ai Napoli, quindi che usufruirà di questo calcio di rigore per passare in vantaggio. C'è Mertens contro Stefano Sorrentino, quinto minuto di gioco del secondo tempo al San Paolo, battuta che sta per realizzarsi con Ciro, con Mertens. Il soprannome di Mertens però dato a Napoli è proprio Ciro. Mertens contro Sorrentino, uno di fronte all'altro, siamo pronti per questa battuta dagli 11 metri, Mertens, eccolo lì, arriva anche il fischio dell'arbitro, parte Mertens e Sorrentino che para, attenzione Insigne, arriva Radovanovic e sarà calcio d'angolo per il Napoli. Vabbè, facciamo un applauso Stefano Sorrentino. Sorrentino che para questo tiro dal dispetto di Dries Mertens, per la verità palla angolata ma leggibile quella del belga, e Stefano Sorrentino che fa vedere anche tutta la propria reattività nonostante l'età, è ancora uno dei migliori portieri dentro i pali, dentro l'area piccola. C'è un calcio d'angolo però subito per il Napoli, con il San Paolo che ha avuto uno sbuffo dopo il mancato gol da parte di Dries Mertens, però per la prodezza di Stefano Sorrentino, palla dentro, attenzione Sorrentino che chiude di nuovo, c'era anche il fuorigioco di Koulibaly, quindi pericolo scampato per il Chievo. Sorrentino pare a rigore a Dries Mertens e si rimane sullo 0-0 il San Paolo. Giovanni. Allora, per dire la verità, già aveva rischiato precedentemente, avevano avuto un'occasione, una grandissima occasione il Napoli. È partito, come si diceva prima, allo stadio, è partito, ha sprombattuto il Napoli, chiaramente cerca di forzare la mano in questi primi minuti. E come dicevo prima, magari è di buon auspicio, è un buon prodromo quello che hanno sbagliato, adesso ulteriormente hanno sbagliato un calcio di rigore, magari la partita che girano storte per il Napoli, sì. Sarebbe importantissimo. Può subentrare anche un certo sconforto, magari, non si sa, però certo, insomma, certo. Sorrentino sì, tiene in piedi il Napoli e tiene soprattutto le reti inviolate. Ancora 0-0 al San Paolo, mentre si torna al Bentegodi quando si gioca. No, dobbiamo dare la pubblicità, mi dicono dalla regia. Sabrina, tocca a te. Torniamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Determinante ancora al Bentegodi, è stato annullato un gol a Zuculini, ma ci spiega tutto Davide dal Bentegodi. È un gran peccato perché Zuculini in mischia su calcio d'angolo aveva messo dentro il pallone del 2-0, è passato almeno un minuto prima che poi il direttore di gara abbia annullato il gol, quindi il gioco si è ripreso con la rimessa da fondo campo, probabilmente Cerci. Un fuorigioco di Cerci, sì, che sì, era sulla linea di tiro di Zuculini, che praticamente era sulla linea dell'area piccola, e esatto, col destro ha messo dentro il pallone che è passato credo a pochi centimetri da Cerci, che era praticamente sulla linea di porta e quindi in fuorigioco. Insomma, Davide, hai detto bene. Sembra che Cerci fosse in fuorigioco sul colpo di tacco di Fares già prima, sì, sul quando primo. Poi ha fatto la rovesciata sulla prima conclusione, poi... sulla prima conclusione. Sì, raccontiamo bene quello che è successo. Insomma, un calcio d'angolo, colpo di tacco di Fares che ha rimesso il pallone dentro, ha provato l'acrobazia Cerci, pallone che poi occhio intanto a Verona che attacca, libera il Cagliari, pallone che è arrivato poi con una deviazione a Franco Zuculini che l'ha messo in rete, una grande esultanza devo dire con tutta la panchina. Peccato, se la meritava, sarebbe stato il giusto merito. Peccato. Esatto. Se avesse avuto le ginocchia a posto Zuculini avrebbe fatto un'altra carriera, perché come grinta, dinamismo e qualità è di una un spanna giocatore sopra. Vero per quello che è il calcio di adesso, cioè sa Davide, fare tutto e, Luca, fare e lo sa fare anche abbastanza al bene. Al di là del gol annullato che probabilmente è giusto annullarlo, e che abbia segnato Zuculini è emblematico di un giocatore che ha carattere, è andato dentro, avete visto, rischiando anche l'infortunio perché l'altro è entrato a gamba tesa. Quindi questo dice il carattere del giocatore. Questi giocatori non li puoi lasciar fuori. Oggi il calcio si gioca sulla ripartenza, gli incontristi come lui, gente che riconquista palla diventata tatticamente fondamentale. Sì, però credetemi, adesso io è l'unico
è l'unico errore che non annovero a Pecchia. Purtroppo Franco Zuccolini non sta bene, cioè Franco Zuccolini può avere, oggi sta tenendo duro, probabilmente c'è il campo a posto, l'hanno però su terreni difficili, fa fatica a giocare in Serie D Franco Zuccolini con le ginocchia che ha, e quello che sta facendo oggi, anche il gol era un grande merito di quello che fa. E allora sta per scoccare anche il momento di Valotti, che ha smesso la pettorina e sta prendendo le ultime indicazioni da Corrent in panchina. Probabilmente entrerà, potrebbe essere proprio Franco Zuccolini quello che... Ah, se lo meritava il gol Zuccolini, credete, veramente le ha passate di ogni colore ed è lì che lotta in mezzo al campo, insomma un esempio, al di là di tutto, anche come personalità, un gran peccato però. Non è finita, 11:41, ancora in vantaggio Luca, il Verona. Dimmi. Luca, prima facevano vedere durante la fine del primo tempo che si scaldava tutta. Cioè, sì, anche lui, ma sembrava, ripeto, che secondo me... Se il Verona fosse andato sul 2-0 probabilmente sarebbe entrato Tupta, togliendo Arons e mettendo Tupta al centro dell'attacco, visto che il Verona aveva magari potuto sfruttare di più il contropiede, visto che Tupta è un centravanti ma non ha fisico alla Diabaté, per capirci. Occhio, attenzione. Pavoletti di testa sfiora, mamma mia, troppo solo in area di rigore, in mezzo a tre avversari, ha staccato Pavoletti che ha pettinato il pallone sul secondo palo fuori di pochissimo, c'è stata anche la deviazione, quindi calcio d'angolo. Intanto cambio del Cagliari, fuori Sau, dentro Damir Ceter, uno dei rinforzi invernali, e quindi fuori il capitano. Probabilmente un cambio forzato, vediamo se ci sarà. Allora andiamo a Napoli, andiamo un minuto a Napoli. Alessio, contropiede del Chievo con Emanuele Giaccherini che salta all'uomo, ci sarà calcio di punizione crediamo per la formazione di Maran, è proprio così, questa è la decisione di Manganiello che va a ridarguire anche Allan per questo fallo su Giaccherini, anche se sarà una punizione calciata da molto lontano, siamo sul settore di sinistra, siamo sulla tre quarti, molto decentrati poi rispetto all'area di rigore del Napoli, ma c'è questo calcio di punizione con il Chievo che può alleggerire, ogni tanto il Chievo riesce anche in queste operazioni di alleggerimento con il Napoli che ovviamente sta cercando di forzare i tempi con tanti uomini nell'area di Sorrentino, ma ogni tanto il Chievo mette anche il naso là davanti, proprio come in questo caso con Giaccherini che mette dentro il pallone, arriva di testa, attenzione Stepinski, ed è gol forse del Chievo, anzi no, perché è scattato il fuori gioco da parte dell'assistente, c'era stata la bella torre da parte di Mattia Bani, poi Stepinski è andato alla battuta, però sulla torre di Bani Stepinski forse era al di là della linea dei giocatori del Napoli, cercheremo anche di capire quanto accaduto, però sta di fatto sì, proprio così, data anche questa marcatura a Stepinski, allora insomma si rimane fermi, però come detto Chievo dà dei segnali di vita, il Napoli attacca, però il Chievo può far male anche con queste ripartenze, bisogna sicuramente anche guardare poi ai risultati degli altri campi, però per il Chievo questa partita sta diventando propizia, ma manca ancora tantissimo, siamo al 61esimo di gioco. Il Verona sta vincendo di misura sul Cagliari, aveva risultato anche Alessandra il gol di Zuccolini e poi invece abbiamo dovuto... Poi ci siamo smorzati, siamo tornati in down. Prego. No, come dicevamo prima, se lo meritava, è un calciatore che voi sapete, insomma io per lui ho questa simpatia innata. Però è un giocatore che si dà tanto, cioè per questo che io lo ammiro molto, perché è un giocatore che si dà tanto, è un giocatore che sa far squadra, è un giocatore che sa trascinare gli altri, anche fuori dal campo mi dicono, perché poi lui insomma è un mattatore, e quindi se lo meritava tutto, ma forse se lo meritava anche la squadra, nel senso che la vedo reattiva, non la vedo passiva, anche se non è una partita bellissima, insomma non è una partita entusiasmante, però non stanno facendo la brutta figura che hanno fatto la settimana mercoledì. C'è sempre il timore di questo Cagliari, si parlava prima proprio nell'intervallo, ha qualità il Cagliari, ha giocatori di qualità, Pavoletti veramente ha lanciato un brivido per i tifosi dell'Hellas, Roberto. Ma Pavoletti è un giocatore d'area e devono marcarlo per forza, perché è l'unico che può far gol su quei palloni, sui cross che arrivano dalle fasce, e quindi i difensori devono prestare particolare attenzione a un giocatore che si sta ritrovando dopo aver passato un anno a Napoli in cui ha giocato poco, veniva da un grave infortunio, e adesso ha sostituito Cerci con Valotti. E chi gioca davanti? Non lo so, perché... Cerci nel Verona. Sì, per Valotti. Sì. Probabilmente non ce la faceva più, è entrato Valotti e quindi sarà Fares davanti e
Se Cerci è il falso 9, Fares è proprio un tarocco 9. Quello che è entrato per loro, Ceter, è un colombiano molto fisico, grezzo ma molto fisico. Quindi sarà anche Romano, lui... non far complimenti ai giocatori del Cagliari, ti prego, che noi dobbiamo, non farci prendere paura sulle qualità dei giocatori del Cagliari. Noi dobbiamo ottenere assolutamente questo risultato perché è preziosissimo per la classifica del Verona e per il proseguo del campionato. Torniamo al Bentegodi, Davide Keilotto, Luca Mantovani, a voi. Questo cambio però Pecchia ce lo deve spiegare, perché Valotti sull'esterno di sinistra nel 4-3-3 proprio non ci sta. Occhio a Fares, Veronica il destro, Cragno in due tempi blocca, ma pezzo di bravura di Fares, applausi del Bentegodi. Ci stava meglio Verde lì a sinistra. Sì, io dico, ci stava meglio Verde anziché Valotti lì a sinistra. No, ha fatto una grande giocata, devo dire, Fares. No, invece riguardo il Cagliari, il cambiamento con l'ingresso di questo giocatore molto fisico ha portato anche a un cambiamento di modulo un po' da parte del... Attenzione, intanto c'è il Cagliari in avanti. Occhio a Padoin che la mette dentro, sul secondo palo non c'è nessuno, arriva Faragò che la rimette in mezzo, di testa addirittura va a metterla fuori Franco Zugrini, migliore in campo per il Verona. Parte Romulo, mette il turbo, gli rompe le scatole sopra Iene che poi prende il pallone, qui c'è fallo però, vediamo se l'arbitro fischia, e invece no. Recupera palla il Cagliari che prova a sfondare ora sulla corsia di destra con Faragò, qui c'è probabilmente fallo di Valotti. Sbandiera il guardarine, però c'era fallo in precedenza. No, dire. Grave anche. Io penso che un po', per quello che dicevamo prima, Doveri è vero che ci ha concesso un rigore richiamato per le orecchie dal VAR, però è anche vero che non sta arbitrando, diciamo, applicando allo stesso modo il regolamento per una squadra all'altra. Qui se fischiava il fallo, ha dato una bellissima ripartenza di Romulo, comunque bloccava l'azione d'attacco del Cagliari. C'è stata un'ostruzione nettissima ai danni di Romulo. Certo, certo, sì. Beh, l'abbiamo vista. Attenzione, intanto è una punizione pericolosa per il Cagliari. E si è visto occhio nudo il fallo su Romulo. Calcio di punizione per il Cagliari, una specie di corner, siamo sul lato sinistro dell'area di rigore del Verona, due in barriera proprio Romulo e Supraieni, protagonisti di quell'azione che non è riuscita poi sulla fascia di sinistra. Rimane solo Arons, pardon, in barriera. Romulo si sgancia, la battuta corta sul primo palo, Fares mette fuori Romulo, ora prova il sombrero ma è bravo a recuperare il pallone. Romagna, insomma, un buon giocatore, anzi Barrega, pardon. Attenzione ancora il Cagliari davanti, che il Cagliari ha un po' cambiato la formula offensiva perché ha messo Pavoletti e Ceter vicini e Ionita che gioca alle sue spalle, quindi non sono più solo due attaccanti ma due attaccanti e un fantasista. Padoin ha provato a metterla in mezzo, non ci arriva Faragò, insomma partita più viva che mai al 19° minuto, sempre vantaggio Verona. È per noi un break, Sabrina. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra pochissimo. Crotone sta conducendo per 1-0 sul Bologna. Allora, un paio di minuti in cronaca diretta sui campi prima dei commenti con i nostri opinionisti. Torniamo al Bentegodi, Davide. Cambio particolare del Verona. Fuori Aarons, dentro Caracciolo. Cioè fuori un esterno d'attacco, dentro un difensore centrale. Non so adesso come si schiererà il Verona. Sì, che visto. Intanto però attenzione perché c'è un giocatore del Verona che crolla a terra dopo questo intervento, perché è nato, mi pare che sia Ferrari, sì, tra l'altro. Sì. Ferrari che ha così subito un duro colpo e non contrasto. Che stava uscendo e Pecca lo sta facendo fermare. Occhio perché potrebbe uscire lui. Valdere metteria dentro Aarons. Vediamo. Adesso perché c'è Pecchia che sta dando delle io indicazioni. Io comunque sia il buon Aro lo toglierei lo stesso, per non saperne niente. Vabbè, tanto per dire com'è stata la prova di Aarons, che adesso incredulo abbandona il campo. No, forse perché ha giocato così bene, dice sì. Ora proprio me tolgono, che ho dato il massimo. No, vabbè. Probabilmente che questa mossa è per ribattere alla scelta di Lopez di giocare con due attaccanti e un fantasista per andare a giocare con la difesa a tre. Vediamo cosa. Cambiare un po', attenzione, adesso andiamo a vedere, ma potrebbe essere proprio questo. Mette tre centrali in mezzo, lascia i tre centrocampisti e lascia solo due attaccanti davanti più vicini invece di giocare col tridente. Grande parata di Sorrentino nel frattempo in un Chievo che sta resistendo, siamo al 25° secondo tempo, ancora reti inviolate la partita. Alessio.
Eh sì Gigi, però il Napoli adesso gli ha messi dentro davvero tutti quanti gli attaccanti a disposizione, c'è Milik adesso come prima punta, è uscito Capitan Hamsik con gli altri tutti dietro perché c'è Mertens dietro Milik, poi sulla destra Kayekone, sulla sinistra Insigne. Ha avuto una grande chance, come dicevi giustamente tu, il Napoli con un lancio proprio verso Arek Milik, neo entrato, è stato bravissimo un'altra volta Sorrentino perché non è caduto, è rimasto in piedi e poi sul tocco beffardo di Milik è riuscito a mettere la manone. È un Chievo che però, a dispetto soprattutto del primo tempo, è riuscito nel secondo anche a farsi vedere un po' dalle parti di Pepe Reina. È una squadra che insomma quando può va anche in proiezione offensiva. Adesso c'è il Chievo proprio in avanti con Bastien, però c'è il fallo causato da De Pauli su un contrasto precedente, allora l'arbitro ferma tutto quanto. Andiamo anche a dirvi chi si sta scaldando sulla panchina del Chievo, perché si stanno scaldando Pucciarelli e Leri. Attenzione perché perde palla il Napoli, Giaccherini per Inglese, attenzione a Stepinski, Stepinski e Lughe calcia il gol del Chievo. Stepinski, il Chievo va in vantaggio, erroraccio però da parte del Napoli in uscita. Stepinski ha il pallone buono, Giaccherini glielo serve, gli fa quest'assist perfetto e il Chievo mette il silenziatore praticamente al San Paolo quando sono 73 i minuti di gioco di questa partita. Stepinski fa esultare anche i supporters del Chievo, c'è qualche supporter del Chievo comunque al San Paolo, c'è il vantaggio allora del Chievo a Napoli e questo è un risultato davvero sorprendente con il Chievo che sta sbancando il San Paolo. 1-0 gol di Stepinski, questa è la notizia. Cosa volevi dire, Roman? Volevo dire una cosa, volevo dirla prima, però gli interventi sono, seguiamo in particolare il Verona, siamo qua che soffriamo. Il Chievo sta facendo una grande partita, parliamoci chiaro, ma il Napoli non ha l'intensità di qualche tempo fa. Perché? Perché la filosofia di Sarri penalizza, non sto qua a spiegarlo, il turnover. Pensate che il Napoli ha giocato sino ad ora con solo 13 giocatori. Il 14 maggio ha un minutaggio che non tocca neanche i 400 minuti di gioco. Quindi Napoli dall'inizio dell'anno sta giocando solo con 13 giocatori. Intanto è in vantaggio il Chievo, mancano ancora più di 20 minuti alla conclusione, però insomma Giovanni, è una bella partita quella che sta disputando il Chievo. Sì, è una bella partita, adesso lo è ancora di più. Stavo commentando quando ho fatto l'ultimo cambio, che ha messo tutto, come giustamente dicevano, i quattro attaccanti, praticamente gioca con tutti gli attaccanti. È vero che si sta creando qualche chance in più in attacco, però si sta scoprendo il Chievo su queste ripartenze, sappiamo che non è proprio l'ultimo arrivato, quindi lo stavo pensando nel momento in cui c'era questo intervento dallo stadio che lo dicevano, ho detto magari è vero che rischia qualcosa in difesa, però può succedere che si creano queste circostanze. Se rimanesse questo risultato, il campionato è finito, eh? Sì, probabilmente sì. No, diciamo che è una bella boccata d'ossigeno, però insomma. È finito per il Napoli? No, è finito per il Napoli. Ah, beh, per il Napoli sì, no, no, ma sì. No, per il Chievo, ecco, sarebbe, no, la salvezza. Per il Chievo, sì, sarebbe una bella, ma anche un bel pareggio in casa del Napoli non sarebbe male. Sì, perché sarà vero che non è il solito Napoli, però ad esempio per me il Napoli è una delle squadre, se non la migliore, che abbiamo in campionato. A me piace tantissimo il gioco del Napoli, per cui comunque non è un demerito del Chievo in questo caso. Poi stiamo attenti che comunque ha delle qualità individuali, sì, possono risolverti la partita in 3 minuti, possono segnarti due gol, già aver tenuto botta fino adesso e addirittura andare in vantaggio è comunque un grande risultato del però, Chievo, certo che più avanti più alla corrono mezz'ora meno, però è una domenica che sta dicendo bene però, per i veronesi del calcio però, anche se vedo Roberto Piuzzi un po' preoccupatino per il Verona, sì, perché abbiamo rischiato, c'è il calcio di punizione, seguiamo questo del Cagliari poi torno da te Roberto, sì. A conoscenza del Verona, il tamburino Cossu, sardo Andrea Cossu, che è entrato ora al posto di Padoin, tutti sul limite dell'area del Verona. Cossu la mette dentro, pallone che sfila tutta l'area di rigore, arriva Fares che se la prende, la porta fuori dall'area di rigore, in tre su di lui, mette il turbo Fares, ne salta uno, va a puntare il secondo, non c'è nessuno se non Zuccolini, prova a convergere verso il centro, si litigano il pallone ma Zuccolini poi lo recupera, va a puntare l'avversario in area di rigore, le finte di Zuccolini, lo ferma Miang che gli ruba il pallone. Il Verona ora gioca col 5-3-2 e i due attaccanti sono Fares e Romulo, che di mestiere fanno altro. Il cambio che sta per operare Pecchia dovrebbe essere Tupta,
e quindi dovrebbe entrare in campo un vero attaccante. Credo uscirà Bianchetti, perché con Romulo di nuovo a destra e davanti Fares e Tupta. Insomma, staremo a vedere. Intanto è rimasto a terra Fares, si continua a giocare, chiede l'interruzione del gioco l'attaccante del Verona, ma non ci pensa neanche per sogno il Cagliari, che porta avanti il pallone alla ricerca di un pareggio che anche qualche minuto fa ha sfiorato, perché c'era stato un contatto molto dubbio tra Bianchetti e Padoin in area di rigore del Verona. Valeri ha lasciato proseguire, allora il Cagliari che continua a manovrare, palla a terra ora con Ionita, altro ex della partita, che scambia centrocampo con Barrella, giovane e bravissimo, prova a scodellare il pallone in area, è un filtrante sul quale si avventa Zetter, che riesce a difendere il pallone, lo scarico per Miang, il cross a cercare Pavoletti, supra Yen, mette fuori dall'area di rigore. Adesso soffre tanto il Verona che non riesce ad uscire dalla propria tre quarti, gestisce il pallone a terra il Cagliari con Cossu e Barrella, che è capitano nonostante la giovanissima età. Vukovic mette fuori, non difende il pallone Valotti, lo spara in avanti il Cagliari, Nicolas blocca tutto quanto, cerca di perdere qualche secondo anche in modo stucchevole. Dicevo, tra l'altro, la storia strana di Cossu, perché Cossu quando se n'era andato da Verona anche con qualche polemica, poi era tornato nella sua Sardegna, aveva giocato molto bene con il Cagliari, aveva conquistato anche una maglia della nazionale. Da 2-3 anni praticamente si era ritirato, cioè giocava nell'Olbia, che è una società satellite del Cagliari. E a 38 anni quest'anno il Cagliari l'ha richiamato come giocatore bandiera e sembra strano di rivederlo ancora in campo proprio in questa partita. Assolutamente. Sì, detta calcio Cossu, perché adesso ha fatto un gran bel lancio in profondità. No, beh, Cossu ha dei piedi buonissimi, può giocare, visto che è alto 1,5 m e Mingherlino, cioè con i piedi che ha può giocare fino a 40 anni in questo tipo di ruolo. Fuori Franco Zuculini, dentro Tupta, sentirete gli applausi non appena si rialzerà. Sì, è KO Zuculini, povero. Veramente ce l'ha messa tutta, si merita gli applausi del Bentegodi, si meritava anche quel gol annullato. Questi gli applausi per Zuculini che esce e lascia il posto a Tupta. Alessandra, vuoi lanciare un applauso con i ragazzi dello studio, insomma? Dai, che mancano poco più di 10 minuti. Volevo un commento di Roberto Piuzzi, che vedo un po' preoccupato. Sì, adesso sicuramente il Cagliari, avendo i due centravanti di statura, metterà palloni in area. Dobbiamo essere bravi a stare stretti con le marcature, a marcarli soprattutto e a ripartire con equilibrio e con ordine, perché ci concederanno qualche contropiede, però bisogna farlo con ordine, perché il rischio è di sbilanciarsi troppo e prenderlo a nostra volta. Quindi l'equilibrio secondo me in questo momento è fondamentale da parte del Verona. Assolutamente. Roberto, non basta solo marcare, devi anche inchiodare le fasce e non farli crossare, perché altrimenti inneschi i due colpitori che sono dentro l'area. Certo. Cioè l'ideale sarebbe fischiare il fischio di termine, ma non è vorrebbe possibile. Già la fine. Invece chi ha sfruttato al meglio le ripartenze e il contropiede è stato il Chievo, che sta conducendo per 1-0 alla mezz'ora a Napoli. Alessio. All'ottantesimo, Gigi, perché siamo all'ottantesimo ormai a San Paolo, il Chievo in vantaggio 1-0 e questa è la notizia sicuramente sorprendente poi di giornata. Abbiamo rivisto l'episodio del gol, c'è stato l'errore di Koulibaly in uscita, Tonelli che ha tentato in qualche modo di recuperare il pallone, è arrivato però come un falco Giaccherini, che poi ha servito Stepinski nel migliore dei modi. A quel punto il polacco è stato freddo davanti a Reina, ha calciato nell'angolo dove il portiere spagnolo non è potuto arrivare. Ora Diawara in possesso di palla, il Napoli che ha colpito anche una traversa nel periodo non collegato con Tonelli, palla toccata anche per la verità da Stefano Sorrentino. Attenzione adesso ad Insigne, il pallone, la conclusione di Insigne, la palla è ancora viva, Caillé-Coll la ributta dentro, il Chievo si salva anche e questa volta sarà un Napoli che proverà adesso ad attaccare fino alla fine. È entrato anche Piotr Zielinski per dare manforte, poi quattro attaccanti di ruolo che sono in campo in questo momento, Maran che risponderà inserendo un attaccante, se non andiamo errati dovrebbe essere Leris, siamo lontani ma dovrebbe essere lui il cambio. Attenzione adesso ancora al Chievo con De Paoli che fa il break, ruba il pallone, Koulibaly però gli si frappone come un francobollo, alla fine di fisico riesce comunque a recuperare il pallone per il suo Napoli. Sostituzione per il Chievo, dovrebbe entrare proprio Leris, il numero 11 della squadra di Maran, esce invece fra i fischi Emanuele Giaccherini, ex di questa
partita, autore dell'assist per Stepinčić, al momento vale il gol partita. Siamo all'81esimo e qui il Chievo è vicinissimo all'impresa di giornata, sta battendo il Napoli in casa propria al San Paolo. Abbiamo l'ultima fascia prima della conclusione delle partite, Sabrina. Noi torniamo subito dopo la pubblicità, lì nella regia. A tra poco. Vincono a 5 minuti dalla fine sia il Verona sul Cagliari che il Chievo sul Napoli, però c'è grande brivido al Bentegodi. Andiamo da Davide Cailotto. C'è voluta la parata più bella della carriera di Nicolas per tenere a galla il Verona. Mi pare Pavoletti a botta sicura praticamente dentro l'area piccola di piatto, un pallone che non ne ha voluto sapere di andare via da lì, anche colpevolmente per il Verona, perché non si può tenere palla così tanto in difesa in un momento così delicato della partita. Invece Verona sta mancando un po' di concentrazione là dietro, allora Nicolas con la mano destra ha chiuso lo specchio della porta. Che bella parata, forse la migliore, diciamo, con Luca della carriera di Nicolas. Ha salvato il risultato. Intanto il Cagliari ha dato il benvenuto a Tupta con due belle legnate, prima Barella, poi Castan. Francamente poteva uscire anche giallo, e ora gira al largo Tupta, che insomma ha subito e come il colpo. Insomma, c'è voluto Nicolas per tenere a gala il Verona. Sono due cose da dire: la prima è che il Verona purtroppo è in netta difficoltà, solo dal punto di vista fisico in questo momento, perché ha sprecato tanto, e spero che regga invece dal punto di vista caratteriale, perché questi 5 minuti sono i più importanti del campionato, visto come, attenzione, ancora il Cagliari davanti, e il Cagliari invece che sta spingendo a tutta, cioè capisce che il Verona, ripeto, fa fatica soprattutto dietro, ha buttato dentro questi giocatori importanti davanti e ce la sta mettendo tutta. L'altra considerazione è il fatto che comunque bisogna che anche gli attaccati diano una mano alla fase difensiva. Eh sì, perché se Cagliari dovesse perdere oggi avrebbe il Verona a meno 2, quindi a meno 4, ma le altre squadre comunque la spalla a meno 2. No, ma il Cagliari appunto non deve fare le considerazioni su quanti punti è diventato sul Verona, che sono ancora tanti. Il Cagliari deve cominciare a considerare a quelle che sono le terz'ultime, che in questo momento gli si avvicinano di molto. 5 minuti al termine dei 90 regolamentari al Bentegodi, è sempre il Cagliari che spinge, ora è abbastanza indecifrato. Sì. Facciamo un ping pong con il San Paolo, perché è clamoroso il vantaggio del Chievo, mancano 3 minuti più recupero. Alessio. 87-20 qui al San Paolo, e Chievo in vantaggio 1-0 per la rete di Stepinčić che adesso è indiavolato, va a prendersi questo fallo per l'atterramento da parte di Mario Rui, che era già ammonito, se non vado errato, viene forse anche graziato da parte dell'arbitro Manganiello in questo caso. Si riparte allora con il calcio di punizione di Stefano Sorrentino, con il Chievo che ha rischiato nel periodo non collegato, perché Insigne ha avuto un'occasionissima sfallita da parte dell'esterno del Napoli, ma il Chievo che regge. Questo risultato sarebbe importantissimo per la classifica, il Chievo che salirebbe a quota 32 punti e praticamente acquisirebbe una metà, mettiamo così, più di metà salvezza, perché 32 punti sarebbero una quota importante a questo punto della stagione, considerando anche il calendario che poi vedrà il Chievo chiudere con Crotone e Benevento anche in casa. Il Napoli in avanti, ancora alla ricerca del gol, almeno del pareggio, con il pubblico che ha anche rumoreggiato, quello del San Paolo contro la formazione di Sarri. Il Napoli che vede sfuggire lo scudetto, attenzione, palla dentro per Milik e c'è il gol del Napoli. Gol del Napoli, minuto 89, il lancio perfetto con il contagiri per Arek Milik, stavolta nulla da fare per Stefano Sorrentino, l'ha piazzata benissimo il polacco dalla parte opposta. Napoli 1, Chievo 1, minuto 89, adesso per il Chievo ci sarà anche tanto da soffrire durante i minuti di recupero, 1-1. Bentegodi, Davide. Tutti dietro il pallone, solo Fares davanti, è indecifrabile il modulo del Verona, che sta soffrendo oltremodo la pressione del Cagliari, adesso cercando di difendere con i denti al costo della vita questa vittoria che virtualmente ancora terrebbe in vita la classifica del Verona. Il cross dalla tre quarti del Cagliari che non trova sbocchi, è facile preda di Nicolas, che al di là di qualche così perdita di tempo abbastanza
plateale, ha sfoderato un paio di parate veramente notevoli oggi che hanno tenuto a galla il Verona. 42-45 sul cronometro, non ha nessuna fretta il portiere brasiliano a rimettere il pallone in avanti, anche perché se lo fa così è tanto meglio che se lo tenga tra le braccia, visto che l'ha messo direttamente in touche. Non ci è arrivato Tupta, che ha fatto un po' l'attaccante, un po' l'esterno di sinistra, ora gioca esterno di destra. Il Cagliari cerca di allargare la manovra il più possibile per sfondare. Qui intanto ruba palla il Verona e poi arriva tardivo il fischio di Valeria a giudicare falloso l'intervento di Super Iena, che però stava dormendo della grossa perché ha rubato il pallone e è rimasto lì fermo aspettando il fischio. Invece, che fosse un po' più sgamato, magari poteva portarlo avanti quel pallone e chissà, sarebbe scaturito un ottimo contropiede. Non trova sbocchi comunque il Cagliari, che cerca sempre i cross dalla tre quarti. Ferrari col piattone rimanda in avanti, dove Fares è da solo in mezzo a tre avversari, prova a dargli una mano a Valotti, c'è il tocco di mano qui di Castan, vediamo cosa decide Valeri. È così, calcio di punizione per il Verona, qualche cartellino ogni tanto potrebbe tirarlo fuori anche per il Cagliari. E Valeri, c'è soltanto Sau ammonito, che ha già abbandonato il campo causa infortunio. Ora fa scorrere i minuti il Verona senza troppa fretta, è importantissimo questo gol di vantaggio segnato da Romulo su calcio di rigore. Ora Ferrari con gran calma alza la testa, va a scodellare in avanti nella zona di Fares, troppo lungo per lui il suggerimento, commette anche forse fallo Fares, vediamo chi è l'ultimo a toccare il pallone, è proprio il giocatore del Cagliari Castan, almeno guadagna qualche metro il Verona con la rimessa laterale sul lato corto di destra dell'area di rigore del Cagliari. Con gran calma Supra Yen imbraccia il pallone, osserva il movimento dei compagni, scambia ancora con Fares, che gli restituisce il pallone sulla linea di bordo campo, ancora un tocco questa volta di Faragò. La rimessa è sempre del Verona, che rimane lì inchiodato, Davide, sulla linea dell'out. Gigi. Subito San Paolo, Napoli, Alessio. Siamo già nel recupero, 3 minuti di recupero concessi, attenzione ancora Milik, la palla che va sull'esterno della rete, il Napoli che stava per riuscire nell'incredibile rimonta, ha smanacciato, forse toccato quel tanto che bastava Stefano Sorrentino, calcio d'angolo allora per il Napoli, siamo credo nell'ultimo minuto di partita con Kayekon che la mette dentro per Koulibaly, Koulibaly che non arriva, ci sarà un ulteriore calcio d'angolo per il Napoli che adesso sta cingendo d'assedio l'area di rigore del Chievo, Napoli 1, Chievo 1, questo è il punteggio quando sono gli ultimi assalti della formazione di Maurizio Sarri, che ha anche reclamato per un possibile fallo da rigore, è andato forse con il braccio, secondo la partita partenopea, alle risse a rinviare un pallone, ma adesso tutto questo non conta, siamo all'interno dell'ultimo minuto di questa partita con questo calcio d'angolo per il Napoli, Chievo che deve provare a resistere in questa partita dopo averla condotta, aver sognato addirittura i 3 punti. Calcio d'angolo per il Napoli, il pallone dentro Milik, la palla che arriva Diawara, c'è il gol, il gol del Napoli, Diawara il 93esimo, Diawara, Napoli pazzesco. 2, Chievo 1, all'ultimo secondo il Napoli vince la partita, Napoli 2, Chievo 1, al 93esimo Diawara, il gol del Napoli. Il Napoli quindi vince questa partita e per il Chievo un'ampia dose di rimpianti. Eh sì, al 90esimo vinceva 1-0, nei minuti di recupero praticamente il Napoli ha ribaltato il risultato. Rammarico, amaro in bocca, davvero una doccia fredda non ci voleva. Ma torniamo alla Bentegodi perché siamo alle ultime battute, 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Davide. E uno se n'è già andato per fortuna, ma il Cagliari continua ad attaccare, Verona che si difende dentro la propria area di rigore. Ora il colpo di testa di Miang finisce tra le braccia di Nicolas, che si distende a terra e credo che lì ci rimarrà per parecchio tempo, visto che prima per rinviare da fondo campo ci ha messo almeno un minuto, ma va bene così perché è troppo importante questa vittoria, che usiamo il condizionale, arriverebbe dopo la peggior partita della storia recente del Verona a Benevento, una prestazione indegna. Oggi se non altro la grinta c'è stata, per il bel calcio ripasseremo un'altra volta, troppo importanti i punti. Miang ora prova ad alzare un po' il pressing, ma neanche più di tanto il Verona, sono rimasti 4 giocatori del Cagliari nella propria metà campo, tutti gli altri a cercare gloria nella metà campo del Verona. Faragò prova a sfondare sulla destra, cross da tre quarti, Fossati si fa sfilare il pallone, grande chiusura di Bianchetti sul tentativo di Ionita che salva tutto quanto e poi con grande difficoltà prova a mettere il pallone fuori dall'area di rigore il Verona. Cossu, Arpiona,
con il collo del piede, un pallone che mette giù, va a puntare l'area di rigore, il suggerimento sulla destra per Faragò, sarà calcio d'angolo, sofferenza al Bentegodi, ce ne sono andati tre dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, 60 secondi scarsi prima del fischio finale, calcio d'angolo per il Cagliari, siamo sotto la curva nord, bandierina di destra, Kossu alza il pallone al cielo, stacca Vukovic che mette il pallone fuori dall'area di rigore, Kossu arriva per primo, alza la testa, la finta, pallone sul sinistro, di nuovo in mezzo, Nicolas battezza fuori un pallone che finisce sui tabelloni, fa grandi applausi Nicolas, come dire è fatta, e invece deve ancora arrivare il fischio finale, Pecchia chiede a gran voce la fine della partita, vediamo cosa decide Valeri con manca ancora un minuto, siamo al 48esimo e allora deve stare calmo Pecchia perché era già entrato in campo e invece c'è ancora da giocare, si rialza Fares, rimessa da fondo campo per il Verona che praticamente non ha più uomini là davanti, cercherà di calciarla il più lontano possibile Nicolas che ora scavalca la metà campo, prova ad ingaggiare un duello aereo, Fares che viene nettamente anticipato, Vukovic respinge il pallone in avanti, mette giù di petto Valotti che poi subisce anche fallo, l'arbitro lascia proseguire per la norma dell'avvantaggio, Forsati scambia con Fares, Romulo l'azione è buona, sulla destra c'è libero Tupta che riceve la sovrapposizione di Romulo che porta il pallone verso la bandierina, si ferma Romulo, la mette dentro, viene anticipato da Miang, doveva tenerla, è finita! Torna a vincere il Verona, incredibile, fischia il Bentegodi in aperta contestazione con questa squadra, tanto indegna al Benevento quanto grintosa oggi al Bentegodi, è arrivata una vittoria forse insperata che porta la firma di Romulo che ha realizzato il calcio di rigore concesso dal VAR al 36esimo del primo tempo in mezzo tanta sofferenza e anche un gol annullato a Franco Zuculini che al 7° della ripresa aveva virtualmente raddoppiato per un Verona che mette in cascina 3 punti e sale a quota 25, ora c'è il Bologna da affrontare con una salvezza sulla carta ancora aperta, ma il Bentegodi non fa neanche un passo indietro, durante la partita gli striscioni contro Fusco, contro Setti, contro Pecchia, la contestazione prima della gara, la contestazione anche ora, intanto il Verona in mezzo alla bufera si gode i 3 punti firmati da Romulo. Gigi. Grazie, grazie.